Proseguiamo con, ancora con un altro ospite, in questo caso non bancario, ma anche lui molto vicino alle questioni dei bancari, è stato parlamentare, europarlamentare, adesso è il segretario generale del Partito Comunista, Marco Rizzo. Buonasera, buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto. Eccoci qua. Eccoci. Lando. Noi siamo amici da parecchio tempo, amici personali. Allora Marco, t'ha convinto Maratin? No, ma non è colpa sua, come dire. È una persona per bene, una persona preparata. Mi pare, ma questa è la mia critica, è la mia, diciamo così, cifra, che manchi una visione. Tutto quello che è successo in questi anni, in questi 30 anni, su questo sono d'accordo che il termine temporale è quello, è legato al fatto che è venuta a crollare un'idea di società, non voglio definirla di destra o di sinistra, ma una visione per cui le persone si muovevano. Quante persone avete incontrato nelle vostre esperienze singolari, individuali, che travalicassero quello che era il loro interesse immediato, definito, temporale? Quante volte avete parlato, io e Lando ogni tanto lo facciamo, non di questioni che ci riguardano, ma un'idea di società, quello che sta accadendo. Guardate, i tempi che viviamo sono rapidissimi, dinamici, fino al punto di dover definire i termini di sangue, di fiamme, di fuoco. 3 anni fa avreste pensato che un batterio cambiava la storia del mondo? No. Tutto questo avviene con una grande rapidità e avviene in un momento in cui l'innovazione tecnologica, la scienza, ci possono consentire davvero di produrre le cose di cui abbiamo bisogno. L'orologio, le scarpe, il microfono ed anche i servizi, e voi qua sapete benissimo di cosa si parla, in un tempo infinitesimamente sempre più piccolo. Quindi è un'opportunità enorme per la società, per il mondo. Eppure come mai siamo più preoccupati di prima? Guardate, siamo davanti a 2 porte, per questo quando mi permettevo di criticare la mancata visione di Maratin. Cioè noi ci facciamo trasportare da una sorta di neutralità, tutto questo accade perché deve accadere. Ma le cose possono e debbono cambiare. Noi abbiamo 2 porte davanti. Parlo dei vostri figli, delle nuove generazioni. Una porta dove il lavoro non è più al centro. C'è al centro il consumo. E forse in questo anche il discorso sulla commercializzazione dei prodotti finanziari da parte delle banche e non nel ruolo delle banche, che era proprio del finanziare la piccola impresa, del finanziare la famiglia in Italia, sta dentro questo cambiamento. Allora io chiedo, vogliamo avere una società dove per i giovani il lavoro sarà una chimera, magari lavori 2 anni ad Amazon, ti spremono bene, poi avrai dei periodi di disoccupazione, avrai lo smart working, avrai il tuo reddito di cittadinanza che alla fine dell'anno ti farà comprare il nuovo smartphone? È questa la società che vogliamo costruire? Oppure questo risparmio di lavoro che c'è nell'erogare servizi e prodotti viene redistribuito con una visione di società diversa, dove i tempi di lavoro davvero si interconnettono con tempi di formazione, di cultura, di svago, ma è l'allocazione di una redistribuzione vera non di ricchezza ma di tempo, non solo di ricchezza perché bisogna anche mangiare. E allora quindi una proposta di società dove ci sia l'idea di lavorare tutti, la piena occupazione, di lavorare certamente meno, ma di vivere tutti meglio. Oppure, vabbè, io adesso qua non li conosco le facce, ma ho immaginato nelle prime file ci siano gli amministratori delegati, CEO delle grandi banche. Ma volete una società dove vivrete accerchiati in una torre d'avorio e sotto di voi ci sarà una Macedonia di popoli simile a quella, per chi ama il cinema come me, di Blade Runner? Volete una società di questo tipo? Oppure vogliamo sviluppare l'innovazione e la scienza per aiutare l'uomo a vivere meglio?
Ecco, questo è il nostro crucio. Ogni tanto con Lando, che ci conosciamo appunto da tempo, cerchiamo di discutere di queste cose. E questo grande convegno, caspita, avete fatto una cosa da grande partito, complimenti, complimenti. Senta Rizzo, ma io ho una curiosità, non c'è il rischio che in questa redistribuzione di cui le parla, che avverrebbe in un momento in cui tutto, industrie e servizi, sono pervasi dalla tecnologia, questa redistribuzione finisca forse un po' troppo verso della tecnologia, sottraendo posti di lavoro? Certamente, certamente. Se voi guardate, allora la piena occupazione come il tema dell'occupazione è fondamentale, ma qua diventa cruciale il ruolo della politica e, aggiungo io, il ruolo dello Stato. O noi riallochiamo i temi principali di una nazione sugli asset fondamentali, che sono la formazione, i trasporti, le grandi imprese, diciamo, strategiche, un elemento strategico. Peraltro la Costituzione italiana, dall'articolo 41 all'articolo 43, ci danno delle suggestioni rispetto a questo, oppure saremo travolti, oppure vedremo il nostro paese depauperato dei grandi marchi, vedremo il nostro paese dove le grandi multinazionali fanno irruzione per un breve periodo e poi delocalizzano. Ma adesso non so, Maratin non lo vedo più, ma le leggi le avete fatte voi, caspita, eh? Cioè le leggi sulla delocalizzazione sono state fatte dalla politica, una politica succube che è andata sempre più prona nei confronti di queste vicende, e poi si è trovata anche l'incompetenza, perché se sommiamo l'incompetenza a una volontà di non opporsi, beh, abbiamo il risultato che avete visto sotto gli occhi di tutti. Ma se l'Europa, perché è l'Europa, e lo dobbiamo dire chiaramente, che condizionerà le scelte a qualunque livello, a qualunque titolo della politica italiana, che deciderà probabilmente anche quali sono all'interno degli schieramenti gli uomini che gradiranno e quelli che non gradiranno, perché di questo già sta avvenendo da tempo e avverrà ancora di più. Come si fa a rincorrere l'Europa se da una parte abbiamo una classe politica che sotto l'aspetto proprio della preparazione stenta a stare al passo con i colleghi, con i loro colleghi europei, e dall'altro abbiamo da attuare una rivoluzione per i soldi che arriveranno del PNRR, una parte dei quali a fondo perduto, l'altra parte dei quali saranno restituiti. E allora il punto è proprio questo: l'Europa, la Banca Centrale Europea, l'EPA, la Commissione Europea, l'Unione Europea vogliono garanzie su quella parte dei soldi che devono essere restituiti. Non solo vogliono garanzie rispetto ai progetti che saranno finanziati e pagati a stato di avanzamento lavori. Quindi questo è il pacchetto. Come se ne esce da una situazione come questa per rimanere autonomi e per decidere noi come nazione il nostro destino? È come se scendessimo in campo una partita di calcio da 90 minuti, Giove già perdiamo 10-0. Sarà un miracolo se ne facciamo 5, ma sempre una partita persa è. Ma io sono molto critico sull'Unione Europea, però voglio rispondere alla tua domanda. Beh, intanto noi dovremmo avere una criticità sull'Unione Europea che non sia appunto una criticità a prioristica, una criticità sulle cose, quindi un'analisi su quello che è successo. Voi sapete che nel discutere su cosa è successo con l'introduzione dell'euro, con l'Unione Europea, molti dicono: beh, l'Unione andava vincolata di più non solo dal punto di vista monetario, bisognava dare una visione politica, è stato un errore. Io credo che non sia stato un errore, che sia stato voluto questi passaggi, ma penso anche alle vicende che ci riguardano in questi giorni, penso all'Italia. All'Italia doveva andarsene fuori dal punto di vista della compagnia di bandiera già da 30 anni. Cosa è successo dall'Italia? Sono stati fatti dei piani industriali vergognosi, sono stati messi dei capitani non coraggiosi a gestirla, che si sono qualificati facendo delle politiche di direzione aziendale vergognose, e tanto più erano vergognose, tanto più hanno preso la buona uscita. E poi c'era la politica e il sindacato che gestivano le assunzioni.
Tutto questo ha fatto sì che la sorte di Alitalia sia stata segnata già da tempo e noi saremo senza compagnia di bandiera e i tedeschi e i francesi avranno Lufthansa, Air France, mentre noi abbiamo una compagnia regionale che verrà in breve tempo assorbita da qualche low cost o da qualche altro vettore. Detto questo, cosa fare? Beh, per essere propositivi con l'Europa bisogna essere contro l'Europa. Perché se io vado lì sdraiato e sorridente, è chiaro che non porto a casa niente, ma questo sta nella... lo conoscete meglio voi, questo tema sindacale. Se vado con la subordinata ho già perso, no? Quindi per avere voce in Europa devi avere una forte opposizione antieuropea nel tuo paese, altrimenti non conti niente. Certamente poi anche qua va qualificata, perché se tu hai una posizione, lo dico insomma, facendo anche un po' di polemica politica, tu non puoi avere, penso al leader della Lega, che se arriva un marziano su questa nostra terra un anno e mezzo fa lo vede pro Russia, contro Unione Europea, contro gli Stati Uniti, adesso arrivi e lo trovi sdraiato sull'Unione Europea, su Israele, sugli Stati Uniti. Cioè non puoi avere dei leader politici che appunto non hanno una visione. Rizzo, che ma possono... non è il primo, non sarà l'ultimo, immagino. Assolutamente, ma è proprio questo. Perché poi a continuare così, quando vai in Europa non hai quella titolarità. Adesso non lo voglio dire, non è, voglio criticare tutti perché è così, ma voi pensate che avere un ministro degli esteri come abbiamo noi, quando va da Mike Pompeo, ex capo della CIA, o da Lavrov, che è un gigante della diplomazia, cosa gli dicono? Cosa possono dire a un uomo così? Guardano il nostro paese sorridendo, perché questo è il livello della politica italiana. Allora non si tratta certamente solo di avere la competenza, ma si tratta anche di avere una visione. Io qua dico una cosa che è una bestemmia, perché Draghi è una potenza di fuoco, chapeau. Draghi, io presumo diventerà il Presidente della Repubblica, ma non per altro, perché l'ha detto una persona che lo sa. Quando sono andati casualmente dal suo barista sotto casa, e tutti noi abbiamo un barista, un meccanico, dove raccontiamo le nostre storie, e al barista gli chiedono, ma... andrà a Palazzo al Quirinale il Presidente? E il barista gli dice sì, me l'ha detto la moglie. Poi la moglie ha smentito, il barista ha smentito, ma quella è la verità. È chiaro che è quella la verità. Il fatto che Draghi vada al Quirinale non significa tanto un cambiamento istituzionale, perché io mi sono un po' rotto le scatole di tutti questi esegeti dei meccanismi formali. Contano i rapporti di forza nella società, perché tu sai, se hai un presidente come Draghi al Quirinale, avrai un presidente del Consiglio che gli manda i pizzini per decidere cosa fare. Conta questo nella società. Ci sono momenti nel mondo, e lo dico da marxista, diciamo così, si occupa più del materialismo, delle cose più concrete, ci sono degli elementi soggettivi, cioè gli uomini in carne ed ossa, che possono fare la differenza. L'ultima domanda brevissima, risposta la conosco, ti manderemo del materiale, ci darai una mano sulle pressioni commerciali? Beh, sì, questo tema del cambiamento radicale, direi, delle funzioni delle banche nel nostro paese è un qualcosa che va di pari passo con un cambiamento che io non reputo positivo. Cioè l'idea che la banca finisce la sua funzione, diciamo così, di promozione dell'iniziativa delle piccole imprese, delle famiglie, del prestito, e comincia a travalicare nella vendita esclusiva quasi, perlomeno prioritaria, dei prodotti commerciali, e beh, la dice lunga su quello che avviene nell'altro campo, quello della società, perché voi non è che venderete o vendete prodotti commerciali che siano matite o valigie, voi vendete prodotti commerciali che riguardano due settori strategici della nostra società che stanno per venire privatizzati, che si stanno privatizzando, e cioè sono la previdenza e le pensioni e la sanità, perché i prodotti che vendete sono accensione di prodotti sanitari per l'assicurazione sanitaria e per l'assicurazione previdenziale, e quindi vuol dire che, come dire, le banche danno una mano a un processo che secondo me davvero cambierà in peggio, perché la forza del nostro paese è stata quella di promuovere l'universalismo della prestazione sanitaria, l'universalismo della prestazione previdenziale,
dove alla fine, se cadi in strada, non ti viene presa la carta di credito dal portafoglio per vedere se puoi essere ricoverato o meno, o dove devi essere ricoverato. La prestazione sanitaria universale credo che sia una delle cose fondamentali dell'uguaglianza tra i cittadini. E quello che accade anche con l'idea di banca del futuro va in quell'altra direzione. Grazie. Grazie a voi. Marco Rizzo. Buongiorno.